Proprio questa parte qui di gestione delle fatture fornitori, ad esempio, dove posso andare per ciascun documento e allora questa innanzitutto è una cartella di documenti, banalissima, in cui ho dei PDF o quant'altro. L'aggiunta è la possibilità di specificare dei campi personalizzati e poter gestire con un'unica forma e in un'unica posizione tutte quelle che sono attività accessorie a ogni singolo documento. Infatti, se vado qui sulla matita, qua vedo i dettagli del documento, un'anteprima del documento stesso, lo stato di approvazione che veniamo dopo, qui una serie di attività che io ho fatto o devo fare per ogni, è molto banale, nel senso che deve essere veloce da usare, veloce da inserire, velocissimo da poter aggiornare altre attività, poter inserire velocemente cose da fare, da gestire. Per ogni singolo documento. Andiamo rapidamente, ne apro un altro, vedete che ci sono cose differenti, ne aggiungiamo velocemente uno, dove è la mia fattura di Microsoft, qua. Un po' come, ecco, no, dovevo dirgli di. Non so la scrivere. Un po' come abbiamo visto prima per i documenti del dipendente, qui vado a specificare le informazioni della fattura. Posso andare a mettere varie cose. Diciamo che devo farla entro il 31. Vado a salvare. E ho tutte le mie informazioni. Dopodiché posso andare a creare delle attività, tipo verificare gli importi, e dopo che diciamo lo metto in stato aperto perché devo ancora farlo. Dopodiché, cos'è che vuole? Dopodiché vado a, dopo che l'ho fatto, lo vado a chiudere. Gestisco rapidamente piccole attività che vado a fare in questo documento. Poi, se ho bisogno dell'approvazione di qualcuno, lo vado ad inviare per l'approvazione. Prova per favore. Lo assegno sempre a Pasqualino e vado ad inviare per l'approvazione. Ora, qui, come lo ripeto, ma come abbiamo visto in precedenza, se un utente ha possibilità di fare modifiche, potrà fare modifiche. Se ha possibilità di sola visualizzazione, avrà la sola visualizzazione. Se lo apre una persona, questa formula, una persona che non è addetto all'approvazione, non vedrà questo tab o non vedrà questa parte in basso, insomma, a seconda dei permessi. Io qui, per esigenze di demo, svolgo tutti i ruoli contemporaneamente, quindi vedo tutto, però normalmente non è così. Io vado ad approvare, ok, procedi con pagamento e vado ad inviare la mia approvazione. Questo è un altro modo differente di gestire le approvazioni, perché anche qui ho disattivato i vari flussi, ma ci sarebbero delle mail, come abbiamo visto prima, però posso anche gestirli in questa unica forma che è direttamente nella cartella dove poi fisicamente c'è il mio PDF della fattura.